Io non accetto neanche di sedermi a tavola con qualcuno che lancia bottiglie Molotov contro i carabinieri e contro le istituzioni di questo Stato. Se vi hanno condannato all'ergastolo, il motivo ci sarà e stai all'ergastolo. E se vi hanno dato un carabinieri, si fa il carabinieri. Se ci siamo andati a rileggere la storia del 41 bis che parte per bloccare la possibilità di comunicare per i boss mafiosi, di portare all'esterno i loro messaggi di morte e criminalità fra gli anni 80 e gli anni 90, se qualcuno ancora oggi nel 2023, secondo me siamo fuori dal mondo, inneggia alla lotta armata, non è un diritto ma è un dovere dello Stato evitare che questa persona parli con dei giovani, parli con l'esterno. La lotta armata va condannata senza se e senza ma. E vuol dire, siamo nel 2023.